Di queste sale veramente scenografiche, auliche, vi daremo poi conto di altre aree sempre del palazzo. Architetto Petrone, vogliamo ripercorrere un po' sinteticamente la storia, l'utilizzo di questo palazzo nel corso dei secoli. Ma il palazzo, le sue origini risalgono al 1660 circa. È la primissima fondazione di una parte del palazzo. L'intervento più consistente poi arriva nel 700 con l'architetto Barberis che lo trasforma in una residenza sostanzialmente. Tutto il 700 vive del suo periodo migliore, appunto una residenza periodo barocco. E nell'Ottocento viene costruito il palazzo di fianco, quello sul lato di via 20 Settembre. Per tutto il Novecento, in realtà, la funzione di questo palazzo viene totalmente stravolta perché dal 920 circa diventa la sede del Banco Ambrosiano, per cui da edificio totalmente residenziale diventa un edificio commerciale adibito a una banca. E per tutto il Novecento subisce questi grossi interventi di demolizioni per riconnettere i due palazzi, per dargli delle funzioni di apertura al pubblico. E l'intervento che abbiamo proposto noi, quindi nel 2011, è stato sostanzialmente quello di riportarlo a quello che è stato nel 600 e nel 700, Quindi quindi di dimora, nuovo un sostanzialmente. edificio assolutamente residenziale. Per cui il grosso intervento, secondo noi, e da qui deriva anche il nome del palazzo, The Number Six, deriva proprio da quello di riportare su Via Alfieri l'ingresso principale, quello che è sempre stato nel 600 e nel 700, per cui ritogliere la connotazione del Novecento a edificio totalmente dedicato a banca, quindi con gli ingressi privilegiati su Via 20 Settembre. Via Alfieri era diventato esclusivamente un parcheggio, sostanzialmente una zona di servizio, per ridare la centralità proprio su Via Alfieri, quindi The Number Six, Via Alfieri 6 sostanzialmente, il nome del palazzo, per una riconnotazione totalmente residenziale all'intervento, rispostando la centralità del palazzo con il suo ingresso su Via Alfieri. Via 20 Settembre diventa secondaria e esclusivamente l'accesso dei box Quindi sostanzialmente. sì, perché il palazzo è composto da 6 piani, se non Il sbaglio. palazzo è composto da 6 piani, ci sono dei piani secondari che sono degli ammezzati, e diciamo che la parte principale, la parte storica principale è quella del piano nobile che si svolge tutto quanto al primo piano, e poi ci sono insomma, ci sono gli altri 5 piani che hanno una. Diciamo, sul lato di Via Alfieri, delle connotazioni ancora architettoniche ben conservate, infatti ci sono dei soffitti a cassettoni che si sono mantenuti fino al penultimo piano, perché poi l'ultimo piano è stata una sopraelevazione degli anni 50. E Via 20 Settembre in realtà è abbastanza compromessa dai vari interventi che si sono realizzati, per cui diciamo, lì abbiamo svolto degli interventi che sono stati anche più semplici, tutto sommato, che sono quelli di ricreare diciamo, degli appartamenti dove prima erano degli uffici. Quindi il palazzo è costituito da 2 giardini, il primo giardino ha da 2 cortili, il primo è a un piano zero, il secondo in realtà è il tetto della banca, perché su via 20 Settembre continua a esserci una Continua a banca. esserci. E questa banca diciamo, negli anni aveva coperto la parte del cortile, trasformandolo nel salone principale della banca, e lì sopra noi abbiamo ricreato il secondo cortile, quindi è un cortile posizionato a 5 metri di altezza rispetto al primo. E a completamento di tutto quanto l'intervento, secondo noi va citato diciamo, il progetto delle altane costruite all'ultimo piano. Perché quando ci siamo trovati di fronte a questi 2 cortili, sostanzialmente gli ultimi piani erano decisamente compromessi, perché sono state fatte 2 sopraelevazioni successive, per cui la falda del tetto risultava completamente modificata, da un lato mozza e dall'altro lato con delle pendenze non più coerenti. Pertanto, per non continuare a fare degli interventi invasivi, abbiamo semplicemente deciso di coprire, mascherando con il verde, con queste nuove altane, tutta la porzione dell'ultimo piano, sostanzialmente. Ecco, e qua entra in gioco l'opera artistica di Ricky Ferrero che